Si presenta Urbino Percorso di Luce, un progetto nello quale la città ducale è arrivata prima a livello regionale e sarà inaugurato il 9 di settembre. Il centro storico, come non l'abbiamo mai visto, specie alcune aree, possiamo dire. Non abbiamo mai visto alcuni luoghi in notturna e quindi la luce premia i luoghi che in genere rimangono fuori dagli itinerari turistici monumentali. Dalle 20 e 30, alle 24, dal 9 al 30 di settembre si scopre un'altra Urbino in un itinerario dove la luce ti accompagna da via Porta Maglia fino a raggiungere le sedi del Teatro Romano. Ogni opera è stata curata da un artista, ci sono due light designer che sono Enzo Treviglio e Emiliano Pascucci e ci sono artisti come Andrea Solomita e Andrea Necerriti che hanno lasciato il loro segno artistico, oltre a Simone Moroni, scenografo, con il suo gruppo di Container Più, che hanno non solo ideato i percorsi delle illuminazioni sparse, ma le hanno anche realizzate. Quindi chi vuole venire come deve fare? Per venire basta arrivare alle 8:30, che è il momento in cui si illumina, si spegne l'illuminazione pubblica per entrare in un'illuminazione artistica dalle 20:30 alle 24. Una luce diversa vi accoglierà, gli urbinati e i turisti, per vivere un'esperienza nuova, un'esperienza diversa. Questo progetto permetterà ai turisti, ma anche agli urbinati, di conoscere alcuni angoli del centro storico che rimangono buoni. Sì, un progetto che valorizza, appunto, come ho detto, alcuni luoghi della città, un percorso che magari non tutti noi, cittadini di Urbino, ma soprattutto turisti, spesso non vedono perché sono luoghi un po' più appartati. Quindi, siccome tutta questa città è da valorizzare su tutti gli angoli, su tutte le vie, che comunque rappresentano anche una storia, se pensiamo al Teatro Romano, se pensiamo alla pianta grossissima di Via Valerio, vanno vissuti. E questo progetto a cui abbiamo partecipato sul bando regionale, siamo arrivati primi, questo è chiaramente un orgoglio e ringrazio gli uffici, Roberto Imperato, responsabile dell'ufficio Cultura Turismo, per aver realizzato insieme a tutti i tecnici, gli artisti, questo progetto che appunto è arrivato primo. Ma non perché siamo arrivati primi, perché ci permette veramente di valorizzare alcuni luoghi della città poco vissuti. È un inizio o una continuazione di una valorizzazione che noi vogliamo fare di tutti i luoghi della nostra città e del nostro territorio. Quindi lavoreremo a breve su altri progetti che andranno a valorizzare anche tutta la storia, quindi la cultura che si è formata in questi angoli della città e del territorio, perché vanno valorizzati per poter trattenere le persone qui piacevolmente a rivivere la storia della nostra cultura antica. Quindi c'è bisogno di vedere quella storia per poi magari applicarla a volte anche per il nostro futuro.